ISPO 2011, benvenuti allo stand 510. Presentiamo ora una scarpa ad arrampicata, l'ultima arrivata della linea Anasazi Velcro, la Arrowhead. Come potete vedere, la forma è derivata dall'ormai conosciutissima Anasazi Velcro, ma questa volta abbiamo una scarpa con la forma arcuata da strapiombo, leggermente, perché comunque volevamo mantenere un compromesso, il miglior compromesso che si poteva ottenere come vestibilità, calzata e comunque prestazione. La Arrowhead monta una gomma Onyx sulla suola, mentre tutto il bordo gomma è rivestito con la nuova gomma Mystic. Tomaia sempre in coudura, come d'altronde tutta la linea Anasazi. Nuovo tallone heel cap che consente un riempimento omogeneo e una calzata perfetta. Secondo noi una scarpa riservata comunque ad un pubblico che spazia dalle vie più impegnative a strapiombo a delle vie comunque verticali di un certo livello. Il miglior compromesso tra le due cose. Presenteremo adesso una derivata dalla mitica Guy Tenney, la scarpa d'approccio top seller della 510. Da questa scarpa abbiamo derivato la nuova Guy Tenney Canvas. Canvas perché, a differenza dell'originale Guy Tenney, dove la tomaia è in pelle Nabuc, abbiamo voluto alleggerire la scarpa con una tomaia in canvas. Questo non toglie la robustezza alla scarpa, ma aumenta tantissimo la calzabilità, perché a questo punto il materiale può aderire meglio alle forme del nostro piede e allo stesso tempo una traspirabilità che la pelle Nabuc a volte lascia un po' a desiderare. Tendenzialmente la scarpa, come caratteristiche tecniche, monta sempre la suola Dotti 510, la suola che dà il miglior compromesso proprio sull'approccio, cioè quando dobbiamo avvicinarci alla parete, dovendo camminare su sentieri scoscesi, rocce e quant'altro, ma poi dobbiamo affrontare delle pareti dove l'anima tecnica, l'anima climbing di questa scarpa dà il suo meglio. Bordo gomma in punta, sempre in 510 Stealth Rubber, e gomma che ci consente comunque di affrontare anche dei gradi abbastanza elevati, poi conformi comunque alle nostre qualità di arrampicatore. Molto leggera, perché comunque l'inserimento della tomaia in canvas ha tolto molto peso comunque alla scarpa, e niente. Dovrebbe essere, è disponibile anche nella versione donna, women's, per cui con meno volume sul tallone, la pianta leggermente più stretta, un nuovo prodotto 510 per l'approccio al top. Vorrei presentarvi ora la Cam 4, una delle nostre scarpe hiking, trekking più vendute. La particolarità di questa scarpa sta soprattutto sulla suola, dove abbiamo introdotto la Stealth S1, che è una suola più adatta a quello che è l'hiking, a quello che è la camminata, il trekking, all'inserimento in punta interno di un inserto in Stealth C4, la gomma che utilizziamo sulle nostre scarpe della linea climbing. Questo consente, nel momento in cui affrontiamo una parete, vie ferrate, vie classiche, comunque gradi non molto elevati, di poter avere un grip omogeneo sull'intera pianta della scarpa, ma per passaggi un pochettino più particolari, un qualcosa un pochettino più difficile, il grip della gomma d'arrampicata in punta, appunto per aderire meglio a piccoli appoggi, tacchette. Bordo gomma lungo la punta, anche questo che dà aderenza durante la camminata, un sistema d'allacciatura che consente di avere una allacciatura un po' più rilassata se bisogna affrontare delle camminate, degli avvicinamenti un po' più intensi, un po' più lunghi, ma nel momento in cui la scarpa deve risultare un pochettino più tecnica, possiamo stringerla in maniera da aderire bene al piede e di avere la maggior sensibilità possibile.
la scarpa è dotata di questo sistema proprietario che aiuta moltissimo sulla stabilità, perché blocca la caviglia, la protegge e evita torsioni laterali, e poi è molto importante perché se dobbiamo affrontare ghiaioni o cose un pochettino più particolari con massi, protegge completamente tutta la caviglia e la parte posteriore della scarpa. La tomaia è in pelle Nabuc, per cui molto resistente all'abrasione, con dei fori che consentono comunque una traspirabilità ottima, buona.